Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Weekly, il podcast settimanale di Outcast.it nel quale ogni volta ci ritroviamo, tipicamente in due persone, a parlare di un argomento per una mezz'ora o giù di lì. Io sono Andrea Maderna, come oggi c'è Andrea Peduzzi. Uè. Allora, oggi si parla di un tema che è sotto pelle, è attivo da, oserei dire, da anni, è in continuo sviluppo, che ultimamente è un po' sulla bocca di tutti a causa di alcune cose che sono venute fuori, che hanno fatto poi chiacchierare, ci sono alcuni dati ufficiali e ci sono un po' di voci, ma è una cosa che nasce in realtà da molti anni fa, ed è tutto il discorso di Microsoft che sta portando il suo discorso sull'apertura, sull'interrazialità del software, il cross platform esteso anche alla concorrenza su Switch, dopo aver unito Xbox One e PC, dopo aver fatto anche diversi tentativi con le piattaforme mobili, adesso sta puntando anche a Switch. Dico che è una cosa che va molto indietro del tempo, perché se giustamente Vanessa chiede il telecomando perché vuole poter mettere in pausa per andare a pisciare. Bello che poi chiedi sorry, comunque a me sembra che magari stai parlando con un cameriere all'estero, nel mio provincialismo. E invece sei a casa, non so, sei in un bar che resiste. Vado. Dico che è una cosa che va molto indietro negli anni perché mi viene in mente che, non so se ricordi, a fine anni 2000, nel 2007, più o meno in quel periodo lì, Microsoft lanciò il servizio Games, proprio nel 2007, Games for Windows Live, che collegava Xbox 360 e PC. C'era Shadowrun che era giocabile, un FPS giocabile in cross-platform su Xbox 360, potevi giocare fra giocatori X360 e PC con tutte le problematiche di giocare mouse contro pad, tra l'altro, e diventava proprio condiviso il sistema, tant'è che io ricordo che giocai ad Arkham Asylum su PC dentro Games for Windows e ho i 1000 punti sbloccati nel mio account Xbox 360 e Xbox One. L'unico caso, peraltro, però era un periodo in cui tu ti collegavi su Xbox e vedevi online fra i tuoi amici gente che magari stava giocando su PC e viceversa. Poi quella cosa... No, dimmi. No, sì, ricordo. Ed è anche il periodo in cui lanciarono pure l'app di Xbox Live su piattaforme mobili. Ricordo, con Android potevi fare un sacco di cose legate al tuo account Xbox 360, controllare anche cose sull'Xbox e così via. Questa cosa un po' si è appassita, ma non è morta, è sempre rimasto un tema importante per Microsoft, tant'è che sono capitato su un articolo che parla degli avvenimenti di questi giorni e che cita nel 2015 quando l'autore dell'articolo, che è un articolo di Polygon, di Chris Plant, cita il fatto che parlò con Phil Spencer dopo che Microsoft aveva appena acquisito Minecraft, che era un titolo multipiattaforma, e quindi improvvisamente Microsoft controllava un gioco che appariva su varie console, su PC, su telefoni, eccetera, o forse che iniziò ad apparire, adesso non mi ricordo, da lì in poi su varie console. Comunque sta di fatto, Microsoft è un po' Minecraft è dovunque ed è di Microsoft. E Spencer diceva: ci piace l'esperienza console, è al cuore di quello che è Xbox. Xbox One è una console, però è anche un sistema, un qualcosa a cui noi vogliamo che tutti i giocatori possano accedere, poco importa se lo fanno tramite Windows, il telefono, Skype o il cazzo che è. Parole testuali di Phil Spencer. E in effetti poi nel corso degli anni Microsoft ha fatto tutta questa serie di cose, no? L'app di Xbox su Windows 10 ti permette di streamare i giochi e giocarci su PC. C'è il programma Xbox Play Anywhere che fa sì che se tu compri il gioco su Xbox One o su PC ce l'hai anche dall'altra parte. Game Pass, che è il Netflix di Microsoft, su cui finiranno tutti i titoli first party addirittura al lancio, e che pare che debba fare il suo esordio anche su Windows 10 più, insomma, a breve, entro l'anno, anche se non è
non credo sia confermato. Sono voci su cui si stanno un po' giocando, ecco. Ok, e hanno anche un progetto di lanciarsi nello streaming per streamare giochi Xbox su console, PC, smartphone, via dicendo. Xbox Live farà il suo ritorno su iOS e Android e è stato annunciato anche su Switch. Tra l'altro su Switch hanno detto che verrà convertito Ori and the Blind Forest, che è significativo perché comunque è un'esclusiva Microsoft, a parte PC e Xbox, Switch sarà il primo formato su cui appare, e c'è stata questa cosa che è apparso nella descrizione di un panel della GDC che ci sarà a marzo, che si parla di Microsoft che porterà Xbox Live su Nintendo Switch, e quindi ovviamente c'è tutta una serie di chiacchiere, considerazioni, voci, ipotesi su come si configurerà questa cosa. È una cosa di cui si parla, ed è la possibilità che magari è una voce, ci sono alcuni che lo sostengono, ci sarà un'app di Xbox Game Pass su Switch col supporto a Project Cloud, che è il servizio di streaming che vogliono lanciare, tramite la quale potrai streamare i giochi Xbox su Switch. Su Switch tra l'altro già si fa streaming, in Giappone alcuni giochi è possibile giocarci in streaming, Resident Evil 7, Assassin's Creed Odyssey, giochi che su Switch non girerebbero, ma tramite lo streaming ci puoi giocare. Poi è tutto da vedere come funziona lo streaming. Però è una possibilità anche abbastanza intrigante, è un po' la strada verso l'annullamento del multipiattaforma inteso come una questione di esclusive, ma la trasformazione del multipiattaforma in una cosa più di compro quella console perché mi piace ciò che offre a livello hardware e di servizi, poi però sopra posso giocare a tutto, che è una figata. Sì, ma caspita, non nel senso, voglio dire, è quello che dovrebbe essere la cosa... Non so come dire, sarebbe dovuto essere sempre così. Sì. Poi soprattutto, cioè, quello che dico sempre io è, finché eravamo ai 16 bit, e tutto sommato anche alla prima generazione PlayStation, eccetera, dove veramente gli hardware erano mostruosamente diversi e si vedevano tipologie di gioco estremamente diverse fra le diverse console, era una cosa differente, cioè veramente tu compravi tutte e tre le console perché avevi accesso a una quantità smodata di giochi diversi. Oggi come oggi è quasi solo sono tutti multipiattaforma, i giochi che sono esclusive sono giochi che potrebbero tranquillamente essere multipiattaforma, ma non lo sono semplicemente perché li finanzia Sony o Microsoft, fa un po' caso a parte Nintendo, ma in realtà a conti fatti con Switch pure Nintendo ha un po' abbandonato la cosa del controller particolare, cioè la particolarità di Switch è il fatto che puoi giocarci anche in modalità portatile, ma i giochi sono giochi che potrebbero uscire dappertutto, per come sono pensati e strutturati. Quindi veramente il multipiattaforma in questo momento è solo una questione di vogliamo che compri la nostra console e quindi ti costringiamo a farlo se vuoi giocare a Mario, a Halo o a The Last of Us. Che secondo me non è e non sarà mai una cosa a favore del consumatore. perché poi la cosa che a me fa sempre un po' sorridere è quella, cioè che la gente è contenta delle esclusive perché io sulla mia console voglio l'esclusiva figa, che boh, cioè è una roba che io non capisco. Allora io capisco di più neanche io, scusate, perché ho un po' la voce arrochita, diciamo, da una nota taccia, però dicevo, no, anche secondo me è assurdo, ma soprattutto è assurdo, cioè, di fronte a una cosa che comunque, non so, l'avessero detta 10 anni fa, quando non si poteva o quando non la faceva nessuno, 20 anni fa, sarebbe stata la roba su cui, non so, tutti erano potenzialmente d'accordo. Adesso, ovviamente, che questa cosa può essere in qualche modo, diciamo, avvicinabile, ci sono comunque delle voci contro, non so, non riesco. Ma secondo me anche 20 e 30 anni fa, perché anche allora c'era la guerra dei formati, eccetera, che avevamo meno accesso alla chiacchiera globale. Esatto, sì però esatto. Poi guardavi la posta delle riviste, la gente si sparava addosso insulti perché viva Sega, viva Nintendo, viva SNK, Neo Geo e quel che vuoi. Sì, però io mi ricordo che, non so, io per esempio quando si era vociferato del 3DO, se non sbaglio, che doveva essere uno standard tra virgolette declinabile, ma ricordo che poi è andata come è andata, però comunque mi ha fatto piacere e mi ricordo che c'era un forte entusiasmo, diciamo, intorno alla cosa, sì, o forse me lo ricordo male io.
Ma quello può essere, ma sai, c'è anche il fatto che veramente all'epoca avere una sola console significava non poter giocare a una marea di roba e il multipiattaforma. Cioè, all'epoca quasi gran parte c'erano molte più esclusive di adesso, poi sì, c'erano... E poi il paradosso è che anche i multipiattaforma erano esclusive, perché erano diversi da un formato all'altro. Cioè, sì, era rarissimo che un gioco fosse uguale, anche fra piattaforme simili, tipo, che ne so, Alien 3 su Mega Drive e su Super Nintendo erano due giochi diversi, ma proprio diversi, e quindi, cioè, la rosicata era multipla. No, erano proprio diversi anche i team di sviluppo, cioè era proprio tutto diverso dietro, nel senso non era lo stesso hardware, ma invece per quanto riguarda poi le conversioni da coin op, mi ricordo che c'era stato il caso di Street Fighter 2 che era uscito in versione Champion Edition per Mega Drive e normale liscia per NES, però c'era il problema che addirittura anche l'hardware era diverso, per cui Mega Drive non aveva sei tasti. Quindi non so, sì, ma quella però secondo me era anche una lotta ideologica, ma era anche una lotta legata al fatto che tutto sommato generazionalmente i giocatori erano anche più giovani, grosso modo. Poi è chiaro che c'era qualcuno che già giocava ai tempi di Space Invaders, però insomma, secondo me però adesso non so, faccio fatica a capire esattamente che problemi ci possano essere. Cioè, io leggevo anche commenti vari di gente che dice no, si contamina il mercato Nintendo, si contamina questo, ma di che? Cioè, c'è da dire che c'è gente che la questione l'affronta anche con un minimo di autoironia, cioè che vedevo anche le chiacchiere su Facebook, la gente che dice no, ma io questa cosa del gioco Microsoft su Switch non la tollero, però mi rendo conto che è una cazzata e che non ci posso fare niente, mi dà proprio fastidio, un po' tipo, che ne so, non ce la faccio a vedere, boh, Ronaldo al Milan, quelle cose lì, che vabbè, è irrazionale, però almeno c'è dell'autoconsapevolezza. Me lascia sempre perplesso le discussioni. Mi ricordo questa discussione che ebbi su Facebook riguardo all'annuncio di Red Dead Redemption 2, o forse era il 3, non so, comunque che era esclusiva console, e questo tizio che diceva, ah, grandi questi sviluppatori, io apprezzo esclusive, grandi questi sviluppatori che mi fanno i giochi in esclusiva tarati sull'hardware della console. Dice, ma che cazzo stai dicendo? È un gioco multipiattaforma, esce su PS4, Xbox One, non è tarato sull'hardware della singola console, e sicuramente uscirà prima o poi anche su PC, ma di cosa stai parlando? Grazie sviluppatori che mi fanno questi giochi multipiattaforma, ma cosa, boh, cioè la gente è pazza. Ma soprattutto chi se ne frega, cioè chi se ne frega anche di, cioè, voglio dire, di sfruttare hardware di console che sono comunque tutto sommato dei PC tirati assieme, cioè, ma perché? Sì, sì, no, ma poi di nuovo, cioè, veramente The Last of Us 2, onestamente, ma se me lo fai anche su Xbox One e su PC ci avrà tre effetti in meno, ma chi se ne frega? Ma guarda, io voglio essere sincero, l'ho giocato su PlayStation 3 e poi l'ho rigiocato in versione remaster su PlayStation 4 e non ho nemmeno, diciamo così, percepito così tanto fastidio nella differenza. No, ma, infatti, cioè, no, ma per dirti che in realtà anche secondo me questa, cioè, quanti, è vero che ci sono tutti, ancora adesso io ogni volta che vedo i video di raffronti, dei confronti, di quale versione è migliore dell'altra, cioè capisco che ci sono i feticisti della tecnica, tipo, non so, tipo Davide Giulivi, che però giustamente si compra il PC pompatissimo e manda tutti a fanculo. No, certo, sì. Cioè, per il resto, voglio dire, sono non lo so, non voglio dire che non sia, cioè, ognuno ha diritto a godersi gli aspetti che vuole, di quello che vuole. No, certo, ma guarda, per me la questione è molto semplice. Io capisco che tu mi dici, mi sono comprato Switch, Xbox, PlayStation 4 e c'ho pure il PC pompato, ho speso 2.300 euro, voglio che mi facciano i giochi che mi giustificano questi acquisti che ho fatto. Lo capisco. Beh, lo capisco fino, scusa, ma aspetta, fammi finire. Vai. Io lo capisco. Ma ti dico, non sarebbe meglio uno stato delle cose che fa sì che invece di dover spendere 2.300 euro ne spendi 300, c'hai una macchina e i giochi ti escono tutti su quella macchina? Scusa, invece di essere contento perché ti giustificano l'aver speso 3.000 euro, non sarebbe meglio spendere uno zero in meno e a posto così? No, sì, assolutamente, ma poi ragazzi, cioè, sfruttare l'hardware di una determinata console adesso, nel 2018, è un discorso che non ha più molto senso. Per come, secondo me, no. Cioè, da ignorante, poi da tutta la parte tecnica, quindi, dire, ragazzi, amici che invece siete fisicisti, Davide, Giulivi, non ascoltarmi quando dico queste cose, però in generale
io non percepisco tutte queste differenze tra le versioni, ma addirittura non percepisco le differenze tra le versioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X, che, attenzione, sono degli stronzi che comunque si hanno tutte e due in casa assieme alla Switch. Sì, sì, ma tra l'altro poi la verità, cioè, sto generalizzando. E io ormai le cose in piattaforma li compro dove costano meno, cioè non... Ma sì, ma... Non mi interesso... Ma poi la cosa fantastica è che il... Generalizzo, però la stessa persona che dice viva il gioco che mi sfrutta la console e quindi, cazzo ne so, su Uncharted 4 ci sono i sassolini del brecciolino che scendono, è poi la stessa persona che dice sì ma non conta la grafica, conta in gameplay, ed è poi la stessa persona che dice io questo gioco multipiattaforma lo compro su Switch, chi se ne frega se la grafica è un po' peggio, ma almeno lo posso giocare portatile. Sì, ma allora deciditi, che cazzo vuoi, la grafica? Ma soprattutto, no, attenzione, cioè bisogna anche tenere presente una cosa a cui poi molti che si comprano una console in casa non pensano, anche tutte le differenze che sono ormai sono veramente consistenti tra il televisore a cui attacchi la console. Sì, non è, cioè, certo. Nel senso, voglio dire, io gioco su Xbox One X un determinato titolo, magari me lo gioco sul mio televisore che sì, va bene 4K e tutto, però di fascia bassa, e poi c'è l'altro che gioca con PlayStation Pro, metti sempre Red Dead Redemption su un televisore della Madonna e sicuramente i suoi colori ne sono escono esaltati, così, cioè, insomma, ci sono veramente molte variabili che, voglio dire, prescindono addirittura l'hardware della console stessa, proprio perché ci sono di mezzo altri hardware. Sì, sì. Ma infatti, cioè, la roba che veramente trovo completamente irrazionale, folle e dovete morire, proprio, sono quelli che ne fanno proprio una questione di no, io non voglio che il gioco della mia console sia giocabile sulle altre perché andate a fanculo. Cioè, quelli che, per cui la questione è rompere le palle agli altri, non avere più roba figa loro. Tipo quelli che si lamentavano perché la raccolta di Crash Bandicoot arrivava su Switch. Ma sarai scemo? Ma scusa! Non è che la tolgono a te, ma che te ne frega? Ma cos'è, sì, questo campanile? Cos'è questo sovranismo delle console? Ma è vero! Cioè... è vero che i tempi sono quelli, quindi è giusto che vengano declinati anche nel fatto di cazzo, però strano che nessuno ci abbia ancora costruito sopra una campagna, tra l'altro. Forse... Sì. Ma anche perché poi questa cosa di Microsoft eventualmente multipiattaforma tramite lo streaming sarebbe un win-win per tutti. Cioè, tu vuoi i giochi in esclusiva? Fantastico! Ci sono i giochi in esclusiva e poi tramite lo streaming puoi, se vuoi, giocarti anche quegli altri che non sono in esclusiva sulla console che ti sei comprato. Ma sarà meglio? Ma ragazzi, ma poi se la cosa dovesse funzionare, cioè adesso ipotizziamo questo mio meraviglioso scenario che 10 anni fa dicevo, penso tra 10 anni... E adesso dico tra 10 anni, immagina, però in cui ci saranno questi servizi, semplicemente dei servizi in cui magari sì, e sarà come la televisione, cioè nel senso che adesso veramente metà della differenza di quello che vedi sullo schermo dipende dalla televisione a cui attacco, del monitor a cui attacchi la console, e dico metà perché conosco gente che si è comprata l'Xbox One X e poi l'attacca comunque a una caderidi, cioè vedo delle robe che sono fuori dal mondo. Sì, no, ma cambio la console ma non ho voglia di cambiare la televisione. Oh, benissimo, però allora perché compri proprio quella? Cioè compra l'altra, quella che costa meno. Cioè è veramente Perché quando poi magari cambierò la TV c'ho già la console potente. Sì, e quando cambierà la TV uscirà la console più potente, che ne so, però veramente esiste, cioè a parte gli appassionati esistono quelli che si comprano l'ultima console ma fanno le cose a metà, esistono moltissime sfumature nel mercato e in generale. Voglio dire, se in futuro mi dai lo stesso gioco che mi gira meglio da una console, meno bene dall'altra, ma mi va anche bene, posso accettare che, non so, magari l'esclusiva Sony funziona meglio sulle console Sony, adesso non, ovviamente sto parlando come sempre a vanvera, perché non so su quale principio, diciamo, tecnico, però mi va benissimo, cioè lì funzionerà un po' meglio questa, quell'altra ottimizzata per questa, ma chi se ne frega, cioè... Sì, ma poi tra l'altro questo ipotetico scenario che chissà mai se potrà realizzarsi, però tu immaginati questo ipotetico scenario in cui effettivamente i giochi continuano ad essere sviluppati per le console del produttore, cioè Sony ha la sua PlayStation 12 e i suoi giochi continuano ad essere sviluppati per la sua PlayStation, escono su PlayStation, tu li compri dal loro store, li scarichi o magari li compri ancora su disco, che ne so, e ci giochi sulla tua console. Gli altri che hanno le altre console possono accedervi tramite lo streaming.
Questo comunque, perché comunque, vuol dire che rimarrà il fatto che l'esclusiva funziona meglio sulla tua console, per forza, perché in streaming ci sarà sempre quel pizzico di lag, quel problemino, la risoluzione, quel che vuoi, perché su Switch ovviamente il gioco in streaming non ci puoi giocare in modalità portatile, perché come fai? Se non lo puoi scaricare non ci puoi giocare in modalità portatile, quindi ci sarà sempre quel tra virgolette ma che fa la differenza nel giocare il gioco, come dire, first party sulla console per cui è pensato. Però in più c'è questa apertura che fa sì che, vabbè, io compro quella macchina lì perché mi piace come impostazione hardware, mi piacciono i servizi che dà, e i first party che su quella macchina funzioneranno meglio, di quella marca lì mi piacciono di più, però cazzo, posso comunque accedere ai giochi degli altri. Cioè, sarebbe una situazione fantastica. E invece no, ci sono le dietrologie, il mercato che si contamina, la filosofia Nintendo che diventa meno pura. Ma vedi, la cosa bella è che questo sarebbe un compromesso rispetto al concetto di la console unica vista come uno standard, i giochi escono tutti multipiattaforma e le console sono come i lettori DVD, ognuno fa il suo, tutti rispettano lo standard e le differenze sono magari l'hardware, la periferica, quel che vuoi. Così le console rimarrebbero esclusive, tra virgolette, con le loro esclusive, e in più c'è questa cosa che tramite lo streaming puoi avere comunque accesso agli altri giochi. Cioè, alla fine sarebbe un po' il punto d'incontro fra i due punti di vista. Io mi accontenterei, cioè preferirei lo standard, ma mi accontenterei anche di sta cosa, sarebbe anni luce avanti. E invece no, ma perché? Perché i videogiochi sono veramente legati al feticcio dell'oggetto, ancora della tecnica, non... alla gente, per dire, non so, il cinema è talmente più generalista come prodotto che l'idea che ok, c'è lo standard Blu-ray, c'è questo così, però nel momento in cui sono arrivati i canali di streaming un film uno se lo guarda comunque molto volentieri, cioè c'è molta più flessibilità in questi termini, ma banalmente perché a molta gente si guarda i film senza farsi troppe domande e fregandosene. Cioè, ripeto, è un intrattenimento più generalista. Il videogioco, essendo specifico, essendo nato in un determinato contesto, essendo sempre stato così legato all'hardware, alla fine si è arrivato al feticcio dell'hardware. Certo, sì, sì. Sì, poi comunque appunto nel videogioco l'hardware è fondamentale perché il gioco lo basi sull'hardware e tutto quel che vuoi. Nel cinema lì veramente è solo un lettore, tant'è che tutte le volte che ci sono state delle guerre di formato si sono concluse che col fatto che uno è morto e l'altro è diventato dominante. Non è mai successo che durasse. La musica, per carità. Sì, sì, beh, chiaro, è differente, ma perché appunto, cioè lì non esiste che io sono costretto a comprare due diversi lettori per avere accesso a tutti i film, ma voi state male, ne compro uno e andate a cagare. E qui è così, fermo restando che poi le esclusive esistono in ogni ambito e sono riuscite a reinserirle dalla porta di servizio con i servizi di streaming. Vuoi avere accesso a tutto, devi farti gli abbonamenti, però perlomeno lì è una questione di pago l'abbonamento, ma cazzo l'hardware di cui ho bisogno è uno. E oltretutto, essendo agnostico lo streaming, è molto probabile che già ce l'abbia in casa l'hardware, non è che devo comprare un lettore nuovo per poter vedere i film. No, assolutamente, allora fa comodo utilizzare tutti i cavalli di Troia possibili per portarti il contenuto, perché alla fine il problema è il contenuto. Cioè, qua invece è davvero una questione, una guerra di hardware assurda, cioè di... Io ti giuro, mi ricordo negli anni 90 quando c'erano le menate tra Sega, a parte che ho sempre trovato indecenti già allora che avevo 13 anni, cioè, mi sembravano le vaccate, ma proprio, ti giuro, a me non è mai venuto per la mente. Io mi ricordo quando ho preso l'Amiga e poi ho preso Super Nintendo, ma non è che litiga, cioè io quando leggevo veramente le lettere sulle console dell'epoca, io mi dicevo, ma questi sono dei deficienti. Però sai cosa? C'è un fatto secondo me che noi era tifo. C'è un fatto che nel nostro pessimismo sottovalutiamo. Il problema del 3DO, cioè dello standard che avrebbero dovuto rispettare i produttori, è che veramente, come dicevamo un attimo fa, il videogioco è troppo legato alla specifica hardware e in troppi casi lo costruisci basandoti su quello. Cioè, parlo assolutamente da non sviluppatore, però
insomma, quello che ho capito è questo, che comunque non puoi prescindere ed è difficile avere lo standard, eccetera, tant'è che comunque sviluppare il gioco multipiattaforma è in una certa misura ancora oggi problematico per alcune cose, nonostante... Sì, però, nel senso, ma gli hardware adesso sono molto più simili rispetto anche solo a 10 anni fa. E nonostante questo comunque ci sono problematiche, ma quello che voglio arrivare a dire è, secondo me noi sottovalutiamo una cosa, lo streaming, se riescono a farlo, se riescono a farlo funzionare in maniera decente, riescono a usarlo come cavallo di Troia, può veramente essere, secondo me, il cavallo di Troia, il grimaldello per far funzionare questa cosa, nonostante i cagacazzi, perché la verità poi comunque è che i cagacazzi non sono il mercato. I cagacazzi sono i cagacazzi. Ma la maggior parte della gente che compra videogiochi, secondo me, se un giorno accende il suo Switch o la sua PlayStation 4 o il suo Xbox One e c'è un'icona che gli dice oh se vuoi puoi, se, non so, accendi Xbox One e c'è un'icona che ti dice oh se vuoi puoi giocare a Mario in streaming, figata, cioè è una minoranza quella che dice cos'è sta merda coi baffi sulla mia Xbox, e va è lo stesso per tutte le piattaforme. Quindi, ah, sì, è vero, me, esatto, hai ragione, cioè tu ti scegli una piattaforma e magari hai il tuo gioco bello di Microsoft ottimizzato per quella piattaforma, oppure prendi l'Xbox One X perché è più performante, però hai le app per i tuoi bravi giochini di Sony e per i tuoi bravi giochini di Nintendo, e vaffanculo. Non dimentichiamoci che poi mi immagino, aspetta, grazie al cielo, vabbè sti cazzi del grazie al cielo, però insomma c'è sicuramente tanta gente che ci tiene ad ascoltare la musica bene o che vuole vedere il film in HD fatto bene eccetera, ma c'è una marea di gente che se ne sbatte il cazzo e si guarda il film con il video registrato con la videocamera storta al cinema e l'audio messo sopra a caso. Non dimentichiamocela questa cosa. E quindi, secondo me, c'è un sacco di gente che di tutte ste menate e che della risoluzione perfetta se ne strasbatte i coglioni e che accende la sua bella TV senza sapere che c'ha l'input lag l'effetto scia e ste menate, accende la sua PlayStation 4, improvvisamente scopre che sulla sua PlayStation 4, pagando 8 euro al mese, può giocare per qualche strano motivo, chissà come cazzo funziona, posso giocare anche a Forza Motorsport, Halo e Gears of War. Wow, ma figata, lo faccio. La maggior parte della gente ragionerebbe così se questa cosa succedesse. Sì, sì, totalmente. Beh, anche perché in effetti in una dimensione di questo tipo, così in questo futuro possibile, i giochi passano tutti per i servizi. Sì, 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 cioè, ma proprio zero dubbi da questo punto di vista. Cioè, voglio dire, hai un solo hardware, magari col tuo abbonamento PlayStation Plus, così c'hai i tuoi giochi gratis ogni mese, puoi giocare online, eccetera, e in più... ma mi faccio anche l'abbonamento Nintendo, cioè i giochi Nintendo girano un po' peggio, ma perché sono fatti per quella console di merda. Ma secondo me invece, secondo me girano meglio, non è possibile che girano meglio. Cioè nel senso, voglio dire, se già adesso ci sono le mod di Zelda Breath of the Wild su PC che girano meglio. Che no, chiaro, ma lì dico lo girano un po' peggio perché comunque li giocheresti in streaming. Ah sì, vabbè, ma ciao, cioè... Figura. Però cioè, vabbè, poi vabbè c'è il problema delle infrastrutture in effetti, esatto, l'unico blocco è quello, è un blocco non da poco perché non dimentichiamocene, le infrastrutture comunque sono molto deficitarie fuori dai grandi centri e non solo in Italia, anche nei magici Stati Uniti che uno si immagina come tutti cablati manco fosse Star Trek, se esci dai grossi centri la connessione fa cagare esattamente come in Italia. Io sto a Parigi e dintorni, c'è una connessione della Madonna, ma sono sicuro che se vado anche solo a 50 km di distanza è il Far West con internet. Quindi quello è sicuramente un problema. Però è quello il limite a quel punto, non che la gente non la vuole sta roba. No, che la gente può averla nel caso, e quindi sceglie di averla. Sì, sì, io di questo... Però non lo so, adesso tratto, non ricordo, ma credo che di questa cosa, cioè già solo io e te in vari podcast ne avevo parlato decine di volte, declinata... Ogni volta che salta fuori qualche apertura c'è sempre qualcuno che rompe le palle. Non oso immaginare quanto se ne... Eppure c'è ancora davvero sempre qualcuno che rompe le palle. È vero, dici tu non sono il mercato, ma io non capisco esattamente. Spesso non sono il mercato, ma spesso sono opinion maker. Cioè sono comunque persone che in qualche modo addirittura operano nel settore a vari livelli. Cioè è paradossale. Sì, 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 sì. Cioè non sono il mercato, ma spesso sulla carta dovrebbero essere quelli che ne capiscono, eppure mica hanno dei blocchi allucinanti. Sì, 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 sì. No, che la, gente, la gente vuole tifare, è sempre, si riduce tutto a quello.
Sì, infatti. Comunque sono curioso di vedere come si svilupperà sta cosa, anche perché sarebbe il passo successivo di un, se vuoi, di una cosa che è già successa, cioè Microsoft e Nintendo che decidono di collaborare, come è successo sul multiplayer cross platform, che hanno iniziato a spingere fra le loro due piattaforme, mentre Sony diceva ma che ce ne frega a noi, fino a che non si è arrivati al punto di rottura con Fortnite, quando Sony ha detto porca puttana, devo adeguarmi. E sarebbe interessante vedere se finirebbe per succedere un po' la stessa cosa. Lì forse è un po' più difficile, ma insomma vediamo. Io ci spero. Sì, no. Vabbè, ma è ovvio, ci speriamo sempre questa cosa, pure... Vabbè, dai, le cose sono già abbastanza migliorate. Cioè, già i giochi multiplayer, multipiattaforma, già un Fortnite 10 anni fa sarebbe stata fatta scienza. Sì, è che se finisce però che puoi giocare i giochi Microsoft dappertutto e basta, cioè gli altri non fanno la stessa cosa, vabbè, sì, è manca poi l'ultimo miglio. Sì, dipende da come andrà la cosa e da quanto decideranno di investirsi e eventualmente anche di rischiare in termini di perdite all'inizio, vai a sapere. No, certo, sì. A poi, me non siano perdite, nel senso non credo veramente che uno scelga di comprare, cioè che si intacchino tra di loro i mercati. Prima avranno fatto anche le loro brave stime. Ma sì, ma infatti sì. Cioè, ma del resto la politica di Microsoft recente è stata veramente quella di spingere la piattaforma, cioè il punto, tutta la spinta di Microsoft su Xbox One. Adesso hanno comprato tutti gli studi e sicuramente spingeranno anche su esclusive, che continueranno ad essere esclusive PC barra Xbox One, però comunque loro sono andati avanti spingendo e dicendo guardate che loro non è che dicevano su Xbox One ci sono i giochi più fighi, loro dicevano su Xbox One si gioca alle versioni più fighe dei giochi. Cioè, i multipiattaforma sono più belli su Xbox One. Il messaggio marketing era proprio quello, se vuoi, del software agnostico, noi vi vogliamo vendere la nostra console dicendovi che è la più bella, non che è quella con i giochi più belli. Che è quello che spererei per il futuro. Sì, dove però... puoi avere accesso a tutti i giochi e scegli quanto investire nel tuo intrattenimento, così come adesso ti compri lo stereo figo e sti cazzi. Esattamente. Secondo me un sacco di gente, insomma, fra quelli che ci ascoltano ci sarà gente che si sta tagliando le vene, c'ha la pellagra e sbava incazzata nera e via dicendo. Sì, beh, poi c'è sempre il commento, ma però vedi ad esempio che fine fanno se diventa tutto agnostico i giochi di Nintendo pensati attorno al controller, fanno la fine che gli ha fatto fare Nintendo, scompaiono perché con Switch non c'è più questa cosa. Madonna, ma poi quando hanno iniziato a vendermi, porco giù, dei Mario in 2D per la Wii, in che me li devo giocare con il pad ribaltato, scomodissimo. Sì, ma poi c'è i giochi pensati attorno al controller su Wii e Wii U erano tipo 10 e 5 non erano di Nintendo, tra l'altro. E gli altri 5 secondo me potevano fare a meno anche di questa cosa del controller. Sì, perché poi quelli veramente che non avevano senso senza il controller erano pochissimi, la maggior parte erano giochi normalissimi in cui ogni tanto c'era una piattaforma da far ruotare con erano dei gimmick o cose così. Oppure nei Mario dovevi diventare un polipo per riuscire a giocare a un platform mentre intanto con un dito spostavi le piattaforme sul touchscreen su Wii U. Sì, però attenzione, anche adesso con tutto il fatto che tutti i controller hanno comunque accelerometri, anche questa distanza è stata completamente ridotta. Cioè, sì, ma adesso tutto quello che potevi fare con Wii, che al di là della forma e dell'ergonomia, però in termini pratici con un minimo di flessibilità la puoi fare con un controllo della PlayStation 4. Sì, ma tant'è che anche su Switch, se guardi, ci sono cose tipo lì, come cavolo si chiama, Wii Play, il gioco quello che è uscito al lancio su Switch, quello tutto folle. Devi mungere la mucca. 1, 2, 3 Switch. Ok, quella è una roba completamente fuori di testa, ok, però è una cosetta. I giochi grossi inevitabilmente non puntano su quelle cose lì,
soprattutto su Switch, perché su Switch devi supportare il gioco in versione dock, il gioco con i due Joy-Con, il gioco con un Joy-Con solo, e non puoi, altrimenti non funziona più un cazzo. E arrivi tra l'altro poi all'assurdità che il gioco di punta Mario Odyssey ti dice: oh, guarda, è meglio se ci giochi in modalità dock, nella console venduta per giocarci in modalità portatile. Se ci giochi in modalità portatile con i Joy-Con attaccati, non puoi fare alcuni comandi del gioco, ci sono delle azioni che non puoi compiere, ma ti rendi conto? È surreale. No, infatti, ma il bello dello Switch, secondo me, non è una filosofia come quella di lui, è solo modulare, è un po' più flessibile, te lo porti dentro, te lo porti fuori, però secondo me, o almeno io lo percepisco principalmente come la console domestica con qualcosa in più, poi forse sbaglio, però lì dipende anche da come uno ci gioca. Però per dire che in generale non ho quel senso di differenza rispetto a che a Wii o altro, semplicemente Switch se voglio me lo porto dietro, tutto qua, ma non ho una piattaforma così filosoficamente diversa da PlayStation 4 e Xbox One. No, infatti. Va bene, direi che abbiamo sbroccato a sufficienza il nostro sbroccare preventivo sul fatto che una cosa che manco si sa se è vera potrebbe essere osteggiata da rompicoglioni su Facebook. Ragazzi, ma ho già osteggiato adesso nei commenti se è vero, nella mia bolla social che è piccola e tutto quanto, però voglio dire, sono sicuro che se adesso apro Reddit trovo un sacco di rompipalle che stanno già incazzati. Sì, no, assolutamente. Vabbè, comunque, dai, direi che possiamo concludere qui. Ci risentiamo la prossima settimana in cui, a meno di improvvisti, dovresti raccontarci di un evento che si terrà a Milano questa settimana. Sì. Non stiamo... Sì, dovrebbero essere anche altre persone di Outcast, no, se Dio vuole. Quindi, fantastico, te lo registri con qualcun altro e non mi rompi i coglioni. Infatti. No, ma addirittura, guarda, se non vado io, se per qualche motivo non vado io, per motivi di salute, me lo faccio raccontare da loro. Fantastico. E, però appunto, per oggi è tutto, ascoltate gli altri 112 podcast che pubblichiamo questa settimana, e ciao e grazie. Ciao.